È arrivato stamani, era tanto che non venivi. È già brontoli, non va, non va. No, non questa va. È una cosa brutta. Cos'è secondo te questo? È un salvatore. A parole tue, cosa ti sembra? Signorine, quando siete soli, comprate la cassa. Da Carruccio. Che lampeggia. Sì, dalle che lampeggia. Non è una cosa sessuale. Ma lascialo che lampeggia. Hai capito cos'è? Cos'è? Questa è una cosa, un affare, un giocattolo sessuale. Secondo me sì, e poi solo fa anche rumore. Allora, siamo arrivati col telefonino. Ma ascoltate, sono andato ti via devi io. Vergognare. Ho levato la cassa io, mi siete presentati. Boni, c'è un uomo in incognito. Ah, io non parlo. Io non parlo, io guardo. Di dove siete, bello? Guarda, basta, non permessi su giù. No. Chi è venuto stamani? Oggi altri ospiti. Ormai si sta riempiendo. Ormai le dico, l'Albana ha preso la bestia. Buongiorno. E qui chi c'è? C'è lui, guarda, c'è lui. Non lo inquadrare, che magliettina topaia. Due personaggi importanti. Anti. Lui lo. Chi sei? Con Orlando. Ma non c'è. Orlando è sempre con la mano a giocare a tombola. Buongiorno. Dalli. Insomma, chi è venuto? Cos'è una puntata pregna? Prima di tutte le notizie del giornale facciamo la notizia importante, perché oggi. Che è successo? La legge in siciliano? Voglio poi vedere. La leggo in siciliano. Sotto la facciamo leggere poi. Sotto titoli, pagina 77 televideo. Vai. Allora, ricordiamo, il primo appuntamento, invece di farlo alla fine, lo facciamo all'inizio questa volta, che siamo giunti alla 26esima edizione della tanto attesa gara Rally Elba storica. Trofeo Lokman Italia, grande, che si terrà dal 18 al 20 settembre prossimo con ben 120 iscritti. Per l'occasione, l'occasione, perché la nostra fa riscontro. Noi siciliani siamo generosi. Per l'occasione abbiamo l'onore di presentare e avere come ospite un personaggio di grande fama internazionale. Vincitore di ben oltre 140 gare, un record come il triste di successo alla gara più antica del mondo e la gara di durata più lunga. E si può dire allora, minchia! Tutte le testate giornalistiche sportive parlano di lui. Ma soprattutto noi! E la cosa più stupiante è che riesce a vincere con qualsiasi mezzo gli venga dato in mano. Anche in barocino. È un barocino e lui vince. All'asilo lui già vinceva con gli sci. Dai, ti devono scorsi. Sta pensando, è una cosa impressionante. Insomma, sta sempre in giro per l'Italia. Ma chi è? Sta sempre in giro per l'Italia, per l'Europa, per tutti gli impegni agonistici. Abbiamo il recordman, ovviamente siciliano. Ovviamente. Buongiorno, mi va applauso. Forte lui. Buongiorno. E quello chiamato, hai detto il nome? Toto? Brio. L'ha detto. Insomma, un pilota di un certo calibro del realismo spaziale. Te fai tutte queste cose perché siciliano. Sì. Far l'amore comincia tu. Beh. Perché? Poi sono tutte le ore, ci sono. È tutto un no. Ma ricordiamo il navigatore, no? Perché stavo dicendo. Chi c'è? Ogni grande pilota. Dove c'è un pezzo da 90, c'è un pezzo da 10. 69. Il navigatore, il signor Garmin. Tonto. Grande. Con l'occhiale biologico. Quando è a dieta c'ha l'occhiale verde, bio. Vedi, vada a me sta bene. È magrito da morire, guarda, vada a me sta bene. Io ci ho lavorato. Una volta era un altro, ora un figurino, guarda. Sì. Che è l'unico che può passare in 6 tagli in un anno, eh. È una cosa orgoglio, eh. Allora là, che sta raggiungendo. La Luis! Sta arrivando molto felpata adesso. Sì. Salutiamo i ragazzi della Palma che me l'hanno detto. Sì. I ragazzi della Palma. Buongiorno. Buongiorno.
buongiorno. Prego, prego. Grazie, no, che fa ricordarvi, come hanno detto i piccoli numeri, come dire, che non facciamo mai nulla, so, e stamani dall'Arcon è un privé, è un privé comune. Oh, allora. Vi facciamo parlare. Allora, partecipi anche tu a questa gara del mare. Ma cosa ne pensi? Questa gara è effettuata sul territorio albano e come ti è sembrato il percorso? E quante ne fatti? Già ne fatti. Questo è il decimo anno che vengo all'Elba, e da un'isola all'altra, perché dalla Sicilia all'Elba. Abbiamo voluto anche quest'anno con Alessandro unire queste due isole, primo perché comunque mi fa molto piacere venire all'Elba, trovo sempre tanti amici, è una gara bellissima, tecnicamente penso una delle più belle gare del campionato europeo. Io ho fatto tutto il campionato europeo e vi garantisco che l'Elba è veramente una gara di quelle nostre. Una gara per piloti veri, ecco. Ed è la decima volta che vengo, ho avuto la fortuna di vincerla 4 volte negli anni, 2 o 3 volte l'ho persa perché ero in testa, però per qualche problema meccanico, e ripeto, vengo sempre volentieri. Quest'anno c'è stata di nuovo la possibilità con Alessandro di poter correre l'Elba, l'Elba, e non ho voluto mancare. E questo è tutto. La gara è come sempre organizzata in maniera eccezionale dalla CIL Livorno, un bel pacchetto perché comunque organizzano veramente bene, sanno veramente quello che fanno e riescono a portare sull'isola, che secondo me è la cosa più importante, un bel po' di gente in questa settimana che già ormai segna un po'. Che dice il Tireno? Sì. Ce n'è, vanno, vengono, dice che insomma, poi ci sono gli ufficiali di gara che... poi ci sono giustamente. Ma la gara non sono solo i piloti, spiatatele sotto. La gara è un complesso, molto complesso. È una sinergia, sicuro. La tappa più bella? Ma quest'anno è cambiato qualcosa. Io l'anno scorso non sono venuto, 2 anni fa, eravamo in testa sempre con Alessandro. Bravo. E una. Allora sei bravo. Alessandro è bravo. Alessandro è davvero bravo, è davvero bravo. Poi ha una grande, una grossa esperienza a livello naviga. Ha fatto più di 300 gare, per cui non ci riesco neanche io a fare 300 lo conosciamo gare. Da anni. Ma che dico anni? Secoli. Giorni. Io sono a 200 questo, 200 a te ti piace. Sì, vedo però tu dici che cos'è sto coso. Però ci giocano. Però ci giocano, ci giocano. Commentiamo. Sono aumentate e basta. Però diciamo perché sono Attigia Nali che Attigia. Commentiamo qualche notizia anche con no, la tappa. La tappa. Dicevo, quest'anno il rally rispetto a 2 anni fa è cambiato un attimo. Hanno tolto qualche prova e invece allungandone delle altre, e penso che comunque la prova che farà la differenza, oltre il passaggio sul Monte Perone, che è il classico passaggio a tette cinghiali, anche la nuova bagnaia, hanno asfaltato l'ultimo pezzo, ma volevo barare, volevo dire aggiunta dalla tecnica molto bella. Il nostro rally era bellissimo, il nostro rally era bellissimo, quello era bello. Una domanda sul navigatore, no? Tambaccia, non mai
Rompe le palle quando chiacchiera normale. No, 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 devo dire che ho dovuto abbassare il volume perché... E tipo anche quando sono fermi, l'unico collega è un circuito, non serviva, sai l'interfono? No, no, diceva, allora, sporti valori, no, Detto scippi più larga, ragazzi. Alessandro. Bello. Alessandro. Con l'occhiale verde speranza. Facciamo una domanda. Grazie. Passiamo alle notizie che... però la domanda, prima domanda, ma torta o torta? Se mi fa fare tutta figura, eh? Si morde torta. Allora, va bene così, va bene così. Con l'allora mi sei occupato. Dipende in quale posto della Sicilia. Pensavo il gusto io. Allora, con la geografia parliamo del catanese e totta. Totta, perché poi c'è Sicilia del nord e Sicilia del sud. Sicilia del nord. Nord che erano allora. Il nord. Quelli del nord. Sicilia nord. No, 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 è Polino di Porta Azzurro. Liberi e Porta Azzurro. Come il capolino di Porta Azzurro, a posto. Stamattina, puntatore nel muso. Che è successo sul Tirreno? Allora, questa era una notizia per Marietto, secondo me. Noi siamo ieri, primi giorni di scuola, grande delirio. Secondo giorno da messi con riserva. Cioè, quindi. Le notizie non ce l'hai. Non ce l'avete, che 7 bimbi sono rimasti fuori, poi siamo fatti a farne entrare 4. Però alcuni con riserva. Basta promuovere quelli che ci sono in classe superiore così. Però le risposte dell'istituzione. Oh, sentiamo le risposte. L'istituzione è nella merda e non sa cosa fa, cosa dice l'Elba faccia squadra per entrare a scuola. L'assessore regionale dell'istruzione Emanuele Bobbio ha voluto dare ai componenti della conferenza della sua istruzione un messaggio. L'Elba faccia squadra. Quando non si trova mai ti dice, ragazzi, te ne è fate squadra. Fate squadra che non ci vedo. Poi c'è un concerto per l'assessore regionale, accoglienza musicale, guarda cari. Invece di dare l'ammanate, gli suonano la musica, questo è il senso di civiltà elbano e poi si dice no che noi elbani, siamo però. Questo è bello. Ah, via la raccolta firme per aprire il sentiero. Un gruppo di cittadini lancia la petizione contro la chiusura della via di accesso alle spiagge. Questo è già tempo, Calenzano. Ma giustamente, quando è che si fa la raccolta? Inverno. Così, apriamo il sentiero d'inverno, poi l'estate arriva. Si richiude le ville, le richiudono e ripartiamo poco con la petizione a settembre. Basta io direi di petizione di farla. No, basterebbe tirare giù le ville, così poi. Vediamo le ville. No, le ville. A proposito, il febbraio hanno dei problemi. Altre piante infestate dal punto d'oro rosso. Qui interviene Stix. No. Tagliate le piante. Come le ville. E infatti i nostri ragazzi di Porta Azzurro guarda cosa stanno facendo il sposo di perché noi non ci abbiamo punterolo ci pensano loro di fondo vabbè nuovo porto scelto della guida Maria di Campo di Pirro Marciana Marina Ma sai di com'è? Di Pirro. Marciana Marina, Marciana Marina. È il nostro amico Andrea Ciumelli. Lo chiameremo presto. Vedrai qualche mattina è giovane. La cosa carina che è in arrivo la tassa sui fossi, nell'abitazione dell'isola. Cioè, stare in casa e ti mandano la tassa dei fossi. Stare nei fossi e ti mandano la tassa. Se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre. Come le facevi? Così, guarda, così. È un antistress. Cardinale Angelo Comastri, meno male, in vista all'isola d'Elba, speriamo che ci benedica, specialmente la scuola. Anche il cardinale. E poi Dimbe, Rio Elba, più di 1000 rapaci avvistati sul Monte Serra. Volano bassi, l'uccello allora. A Rio Elba volano bassi. Tutti a Rio Elba. Notizia di Cecina, torna il Berza Show. Ah! Creato al circolo di Bersaglieri. Qui ci va. Orlando. Anche perché da ieri non abbiamo notizie di Orlando, un altro dei vostri. La foto di Orlando. Di dov'è Orlando? Di Corleone lui. Orlando è di Corleone. Sì. Vai tranquillo.
è andato a fare il bombardamento ieri e non è più tornato. Quanto siamo? Siamo a 15 minuti solo. Precisi. Quindi, ringraziamo tanto il nostro. Sentiamo a lui. Qual è l'augurio che bocca al lupo? No, bocca al lupo. Bocca al lupo, no. Speriamo i buchi tutti e quattro gomme. No. Buona Pasqua per me. Il culo a balena. Il culo a balena. Voi mi spiegate questo ponte. Vi siete incazzati perché Berlusconi va a fare ponte Sicilia Calabria, voi avete fatto il ponte Sicilia Isola d'Elba. Com'è sto fatto? Com'è? Lui ha detto un ponte che ho visto. Chi lo paga sto ponte? Il comune. Ringraziamo Totò Rio, il nostro amico Flori. La mattina pubblico delle grandi occasioni, tutti al completo. Siamo fatta averci. Quando parte Rally? Quando parte Rally? Quando parte Rally? Giovedì alle ore 7:19. Da? Da Capoliveri. Da Capoliveri. E finisce il? Il sabato alle 4. Quindi mi raccomando, puntatoni, puntatoni, puntatoni. Noi faremo dei collegamenti che ci già c'è un cartello importantissimo. Attenzione, allora, cartello. Possiamo fare una cosa? Sì. Allora, ci mandate l'aggiornamento, certo, delle varie tappe e lo pubblichiamo su... La domanda su Facebook. Su Facebook. Attenzione. E noi vi veniamo a pigliare assassate dietro una curva. Noi ci troveremo con una massima di Silvia Vettore che ci dice stamani... Meglio un uovo oggi che la gallina domani. Perfetto. Bravo, bravo, bravo. E ha studiato, C'è una comune. Comunicazione seria. Seria. Da oggi le paste costano. Perché? Perché? Sono artigianali. Sì. Artigianali, vengo da Rio. Dell'artigiano. E vengo da Rio. Con questa notizia che ci. Sono buono. A piedi, col Ferrari. Ah, spuma, spuma. Ciao, ciao, ciao.